Mi piacciono gli aerei, però non tutti gli aerei, mi piacciono quelli di carta. Perché l'aeroplanino di carta lo sa fare chiunque, pure un imbecille. Mi piacciono gli aerei di carta. Certo, pure le barchette di carta le sanno fare tutti. Però la barchetta è già più complicata dell'aereo di carta. Certo, pure gli origami sono belli, però per fare un origami devi prendere un foglio di carta, lo devi saper fare, lo devi piegare 10, 20, 30, 40, 200 volte, poi ci fai l'airone con l'origami, no? ci fai la papera, il rospo, però devi essere un artista per fare l'origami. Invece no, per fare un aereo di carta puoi essere anche un imbecille e lo sai fare lo stesso. Infatti per questo mi piacciono gli aerei di carta. E poi l'aereo vola, ecco, per questo mi piace l'aereo di carta. Certo, mi direi pure la barchetta galleggia. Infatti mi piacciono pure le barchette, però il volo mi piace di più, nel senso che il galleggiamento lo capisco, capisci? Quando ero ragazzina, per esempio, mio padre mi portava al mare, no? Mi diceva stringi il culo, drizza le gambe, io galleggiavo sull'acqua. Non è che mio padre mi portava, che ne so, in montagna o sul balcone o in terrazza, mi diceva salta di sotto, muovi le braccia, cioè nel senso non mi insegnava a volare, mi capisci? Io il galleggiamento lo capisco, il volo meno. Il volo è un mistero, diciamo, un piccolo mistero. E poi per far volare un aeroplanino di carta ci vuole anche una piccola magia. Quando hai fatto l'aeroplanino, aliti sulla punta dell'aeroplanino un poco di alito caldo, di aria calda. E questa è la piccola magia e l'aeroplano vola. Cioè, che poi non è che vola perché c'hai l'italo sulla punta, insomma, non è perché se no mio padre mi portava a montagna, a terrazza, sul balcone, ma alitava addosso e io volavo. Cioè, non è che avrei volato, non è una cosa scientifica. Però è una piccola magia che si aggiunge a un piccolo mistero. E poi la cosa bella dell'aeroplano di carta è che tu quando ne fai uno ne puoi fare un altro e un altro ancora, altri 10, 100, ne puoi fare 1000, puoi fare un'intera flotta di aeroplani di carta, tutta una flotta, una compagnia aerea di carta, ecco. Certo, questi sono aeroplani che non è che ci può volare la gente, insomma, cioè non ci puoi mettere i passeggeri, però meglio, perché fai un servizio al mercato in questa maniera. Vorrà dire che se qualcuno vuole volare su un aereo, volerà su un altro aereo, non sulla tua compagnia aerea di carta. Fai un servizio al mercato, aiuti le altre compagnie. Ecco, certo che su un aereo di carta non si può volare manco, che ne so, uno steward, ma non importa, steward. Ma non importa, a me lo steward sta pure antipatico. Lo steward è quello che quando tu stai in aeroplano ti dice dolce o salato, ti dice, no, ma che sono un pezzetto, cioè pensi che io veramente ho preso l'aeroplano solamente per scroccare un biscotto, un pacchetto di salatini? No, dico, se volevo mangiare i salatini mi andavo a mangiare al bar, mica andavo in alta quota. No, meglio così, guarda, meglio. Sulla compagnia d'aereo di carta non ci saranno gli steward, e se ci stanno li licenziamo, li mandiamo a casa a mangiare i salatini. Poi il personale, quello di terra, quello che fa manutenzione agli aeroplani, non serve. Cioè, se c'è una compagnia di aerei di carta, non serve manutenzione, perché se si rovina un aeroplano, butti al secchio, alla differenziata, alla carta, invece che al vetro o al metallo, e tu te lo rifai un altro di aereo, anzi ne rifai altri 2, 3, 4, 5, 6, quanti ne vuoi. E beh, meglio, quelli che fanno manutenzione, pure loro, tutti a casa, a fare, che ne so, altre compagnie di aerei di carta magari, ecco. E poi, che ne so, l'hostess, ecco, l'hostess in una compagnia di aerei di carta non serve. Un po' mi dispiace, perché le hostess, sono carine le hostess. L'hostess è quella che prima del volo ti dice dove stanno le uscite di sicurezza, dove stanno le mascherine con l'ossigeno, il giubbotto, il galleggiante. Dico, ma tanto guarda che se l'aereo cade muoiono tutti, non si salva nessuno. Hai visto per esempio a Ustica? Mica sono cascati sulla roccia, sono cascati nell'acqua, si devono salvare, invece sono morti tutti quanti lo stesso. Poi dopo gli avvocati si sono messi ad indagare, perché gli avvocati sono necrofili, gentaglia che sta lì sempre a scavare in mezzo ai morti. Ma tanto non va in galera nessuno, lo vedi per esempio pure a Ustica? Ecco, no, non servono le hostess. Poi le hostess sono quelle che ti dicono io non devo volare di notte perché c'ho un bambino piccolo e quindi per legge posso restare a casa invece di lavorare, dice perché poi peraltro il mio bambino c'ha anche una malattia che dipende dal fatto che quando ero incinta e io volavo ad alta quota ed ero esposta ai raggi cosmici. Dico, i raggi cosmici, dico, hai visto i cartoni animati giapponesi? Raggio cosmico, lama rotante, maglio perforante, alabarda spaziale. No, meglio di no, meglio mandare a casa anche le hostess, meglio senza di loro, cassa integrazione, prevenzionamento, quello che vuoi. E poi il pilota, ecco, guarda, la cosa bella in una compagnia di aerei di carta è che non serve manco il pilota, perché l'aereo di carta lo piloti tu, da solo, basta la piccola magia, col piccolo mistero, aliti sulla punta e l'aereo cammina, vola. Ecco, e poi c'è il consiglio d'amministrazione, ecco, magari quello serve, un bel consiglio d'amministrazione grosso, ci metti dentro un sacco di amministratori delegati, notai, avvocati, un po' di politici, amici tuoi, che ne so, e non è gente che deve conoscere, che ne so, le tecniche del volo, deve saperne qualcosa di una compagnia aerea, no, può essere
essere anche un imbecille qualunque, un ignorante. Anzi, meglio, perché se i bambini fanno volare l'aereo di carta, può farlo volare anche un ignorante di 50-60 anni. Anzi, meglio, perché ci metterà immaginazione, un po' di fantasia. Certo, tu mi direi, beh, però forse un paese civile si meriterebbe qualcosa di più di una compagnia aerea di carta. Ma infatti questo non è mica un paese civile. Dico, per esempio, hai visto quello che è successo in Abruzzo, no? C'è stato il terremoto e sono crollate le case perché erano fatte con la sabbia del mare, come le casette che fanno i bambini sulla spiaggia, capito? La fantasia. E cosa hanno scritto i giornali? Che quelle case, persino i luoghi delle istituzioni, no? La prefettura, quella roba là, dice, sono cascati come castelli di carta. Appunto. Allora dico io, per un paese di carta, una compagnia aerea di carta è più che sufficiente.